Una buona serata e ben ritrovati con dentro la notizia in apertura, la morte del grande Maurizio Costanzo avvenuta oggi all'ora di pranzo a Roma. Si è spento il re del talk show italiano. Lo vedete anche dalla prima pagina del nostro giornale. Ha rivoluzionato il mondo di fare televisione dal bianco e nero a colori. Maurizio Costanzo rimane il fautore di una TV non del dolore, ma della gente comune, del suo modo di raccontare il nostro paese e non solo. Il suo show, tra i più seguiti della TV italiana, ha raccontato la trasformazione completa della nostra bella Italia. Costanzo è non solo un conduttore, ma molto di più. Era l'uomo della porta accanto, che sapeva trasformare la storia, qualunque essa sia, con un linguaggio comprensibile, mai urlato. Il suo impegno contro la criminalità l'aveva messo in pericolo in quel terribile attentato del 94. Sfuggire per un soffio ad una bomba dopo che aveva fatto una puntata del suo show dal Teatro Parioli in Roma, la staffetta con Santoro al fianco di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, la vita di un paese attraverso il racconto di un uomo che ha segnato per sempre la televisione del nostro paese, pubblica e privata. La camera ardente sarà allestita in Campidoglio domani e domenica. I funerali si svolgeranno lunedì. È passato un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina e solo poche ore fa l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha approvato un documento per la pace. Molte le astensioni, tra cui anche la Cina, ma il ricordo di un anno fa è ancora forte e terribile al tempo stesso. È un giovedì 24 febbraio drammatico per l'Europa e il mondo intero. Da circa 2 ore l'Ucraina è in guerra. La Russia, con un'azione senza precedenti, ha attaccato il suolo ucraino intorno alle 4 di questa mattina. Il 24 febbraio di un anno fa aprimo in edizione straordinaria il nostro telegiornale, raccontando le prime ore di una guerra assurda e ad oggi incomprensibile della Russia sull'Ucraina. Si disse nelle prime ore di quel giorno che, oltre ai bombardamenti, il conflitto sarebbe durato pochi giorni, ma purtroppo non fu così. Paesi devastati dalle bombe, persone che improvvisamente lasciarono le loro case, tanti morti, purtroppo anche bambini, fecero immediatamente scattare una gara di solidarietà umana e militare. I pochi colloqui di pace resero l'idea che non sarebbe stato breve tutto ciò che ancora oggi stiamo vivendo con i nostri occhi attraverso il racconto di questa guerra. Il fatto che solo poche ore fa l'ONU abbia fatto passare una risoluzione di pace, con le eccezioni del caso, molte astensioni, tra cui anche la Cina, fa ritenere che la fine è ancora lontana e molto deve essere ancora fatto per giungere ad una pace definitiva. L'Istituto Comprensivo IAPGIA 1 Verga di Bari ha presentato oggi una 2 giorni dedicata alle competizioni regionali di robotica. La manifestazione, giunta al quarto anno, ritorna in presenza dopo 2 anni di stop causati dalla pandemia. L'istituto è capofila della rete regionale RoboCup Junior Academy per la Puglia. La 2 giorni sarà preceduta da una tavola rotonda sul tema la robotica educativa, finalità e risultati. Quello spazio passerà alle diverse gare ed in inclusa si svolgerà una manifestazione non competitiva, la cui partecipazione è aperta ad alunni di tutte le età. L'evento è stato illustrato dalla dirigente scolastica della scuola, Patrizia Rossini. Hanno partecipato alla conferenza stampa anche il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale di Bari, Lotito, e un docente del Politecnico Barese. Adesso la cronaca: la Procura di Bari ha chiesto 6 anni di reclusione per l'ex dirigente della Protezione Civile regionale, l'erario, arrestato lo scorso 23 dicembre, quindi nel 2021, con l'accusa di corruzione per aver intascato 2 tangenti. La richiesta è stata avanzata dal procuratore Roberto Rossi e dall'aggiunto Coccioli durante il processo con rito abbreviato.
4 anni invece per un imprenditore foggiano accusato di corruzione in concorso con il dirigente della Protezione Civile. Un altro imprenditore a giudizio con rito ordinario con l'accusa di aver versato una mazzetta da 20.000 euro il giorno prima dell'arresto. Parliamo adesso della vicenda dell'ex Ilva, di tanto perché la proprietaria del siderurgico ha consegnato alle organizzazioni sindacali la richiesta di proroga per tutto il gruppo della cassa integrazione straordinaria che è in scadenza il 27 marzo. Dunque saranno 3.000 i lavoratori che subiranno questa nuova cassa integrazione straordinaria su una platea di 10.000 dipendenti, di cui 2.500 per quanto riguarda la situazione di Taranto. Per lo stabilimento la scadenza è fissata fra 3 mesi, in quanto sono disponibili solo altre 12 settimane di cassa, prima che si raggiunga il limite di 2 anni di utilizzo dell'ammortizzatore sociale. L'azienda ha però annunciato che dopo quella data si riserva di avviare la procedura per la concessione della cassa integrazione in deroga. Nello stabilimento ionico saranno interessati 2.000 operai, 286 impiegati e quadri e 204 intermedi. Bari è la città del futuro. Di questo e di tutte le declinazioni possibili di questa frase si è discusso nel secondo forum organizzato da Confindustria Bari Bat e dalla Gazzetta del Mezzogiorno a Bari nell'ambito degli incontri dal titolo Mezzogiorno di Focus. Una città fresca, con voglia di fare, che è un moto collettivo dei singoli cittadini, delle associazioni di categoria, degli imprenditori, dei commercianti. Non è più la città di qualche anno fa, è diventata una città turistica, una città legata all'innovazione, una città universitaria che attrae investimenti dalla meccatronica alla farmaceutica, ma investimenti nel settore dell'innovazione. Nell'IT ci sono ormai 16 aziende che si sono insediate nella nostra città, con una capacità assunzionale di 5.500 dipendenti, una città che si sta anche riqualificando, ma soprattutto una città che è diventata orgogliosa di se stessa in questi ultimi anni, e nei prossimi anni, entro il 2026, vedremo una città ancora diversa, con circa 1 miliardo di euro di fondi tra PNRR e fondi europei. Il lungo intervento del sindaco di Bari, nonché presidente ANCI, Antonio De Caro, ha tracciato una linea di demarcazione sulla sua visione del capoluogo pugliese tra l'oggi e il domani. Un forum, quello di ieri, organizzato nella sala del centro polifunzionale dell'Università di Bari e che ha permesso di trattare tanti temi strategici per la città del futuro, con il fondamentale contributo del mondo accademico e formativo con Unibail e Politecnico in prima linea. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare una legge della Regione Puglia, definita da molti critici una legge anti-Decaro. Tra l'altro, viene disposto che nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale si procede alle indizioni delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Puglia entro 6 mesi. Il Consiglio dei Ministri ha ravvisato una violazione dell'articolo 126 della Costituzione, che prevede lo scioglimento del Consiglio in casi di dimissioni del Presidente. L'uno non può sopravvivere all'altro. Nella stessa riunione, lo stesso governo ha deliberato di non impugnare invece il bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario e pluriennale. Ed eccoci alla pagina sportiva, tutta dedicata al calcio. Cominciamo con l'Europa League, con il passaggio agli ottavi di finale, sia per quanto concerne la Roma che per la Juventus. I giallorossi di José Mourinho all'Olimpico hanno battuto la formazione austriaca del Salisburgo con il punteggio di 2-0, grazie alle firme segnate nel primo tempo dal capitano Belotti e poi da Paolo Dybala. Per quanto riguarda invece la Juventus, a cui era assegnato certamente il compito più difficile, in terra francese vince sul Nantes per 3-0. Ricordiamo che nella gara di andata a Torino era finita 1-1 con una doppietta di Angel Di Maria al quinto e al ventesimo del primo tempo e poi nella ripresa al 34esimo.
Buone notizie sono arrivate anche dalla Conference League con il passaggio agli ottavi di finale sia per quanto riguarda la Lazio che la Fiorentina. Partiamo dai biancocelesti di Sarri che in terra romena hanno pareggiato 0-0 contro la formazione del Cluj. Nella gara di andata all'Olimpico i biancocelesti avevano vinto 1-0. Per quanto concerne invece la Fiorentina, pirotecnico 3-2 contro la formazione lusitana del Braga. Il tutto nell'arco dei 90 minuti. All'andata i viola si erano imposti in terra lusitana per 4-0. Vantaggio lusitano con Castro, poi il pareggio viola di Mandragora. Poi nel corso del primo tempo Jalò riporta in vantaggio il Braga, ma poi tra primo e secondo tempo Saponara prima e Cabral poi mettono al sicuro il punteggio definitivo sul 3-2, ma le emozioni calcistiche non terminano di certo qui, anche perché torna il campionato di Serie A con particolare attenzione soprattutto per la capolista Napoli, che cerca ancora di lasciarsi alle spalle i diretti inseguitori. Napoli che sarà impegnato questa sera nello scontro delle 18 al Castellani contro l'Empoli in lotta per non retrocedere. Invece attesa importante per la sfida salvezza del Via del Mare alle 20:45 tra Lecce e Sassuolo con i salentini memori del prezioso successo ottenuto a Bergamo contro la che si sono rilanciati in chiave di salvezza. Invece, per quanto riguarda il Sassuolo, è costretto al riscatto dopo il KO subito dalla capolista Napoli. E per quanto riguarda invece i sorteggi di Europa e Conference League, dovremmo essere, speriamo, in grado di potervi dare immediatamente il quadro completo di quello che è avvenuto. Eccoci qui. Allora, cominciamo con con la Conference League. Allora, i sorteggi hanno visto la Lazio che affronterà gli svedesi dell'Olkmor, mentre per quanto riguarda la Fiorentina, il sorteggio ha riservato la formazione del Sivasspor. Per quanto riguarda invece la situazione legata alla Europa League, in cui in questo caso le squadre impegnate sono esattamente la Roma e la Juventus, il destino ha riservato queste sfide. La Juventus che affronterà i tedeschi del Friburgo, mentre la Roma affronterà gli spagnoli della Real Sociedad. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione corposa di Dentro la Notizia. Vi ricordo che i servizi di notizie e le edizioni dei telegiornali in continuo aggiornamento, come sempre, sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo come sempre con la nostra informazione sportiva domani alle 12:30 con Weekend 24 Sport. Grazie a tutti per essere stati con noi. Buona serata e buon fine settimana. Thank you.